Hello guys, welcome to the new video. E ciao anche ai ragazzi del gruppo Telegram. So I explain what is this food. Quindi vi spiego che cos'è questo cibo. Allora, this is bocco juice. Cioè, questo si chiama bocco che viene dalle noci di cocco. Quindi è il latte naturale delle noci di cocco. Però lo mischiano, because you mix cream with cream milk. No, only cream, then you put the powder you mean. No, liquid cream. Ah, ecco, gli aggiungono la panna liquida. Quindi quando lo bevete sembra che state mangiando il Bounty. Molto fresco, perché qua c'è la noce di cocco freschissima. Anzi dovete stare attenti perché gli alberi qui, se riposate vicino, praticamente la noce di cocco potrebbe cadervi sulla zucca e quindi andare all'ospedale. Quindi bisogna anche stare attenti. Quindi qualcuno che sa come fare deve prendere le noci di cocco, se no possono essere anche pericolose, perché nell'albero ci possono essere anche ragni, serpenti, scorpioni. Quindi non è che tutti quanti possono prendere le noci di cocco, ci vuole qualcuno predisposto al lavoro. Invece questi si chiamano involtini primavera, però in filippino li chiamano lumpia. E sono molto buoni, si possono mettere anche vegetali o hot dog dentro. Yes. So you put with the mayo. That's an island sauce. Cioè gli metti il ketchup con la maionese e si possono mangiare. Nice vegetable. Invece questi qui praticamente sono delle palle di riso fritte. Simili al gelato fritto, però nel gelato fritto ci mettono il gelato. Qua invece abbiamo riso con carne o vegetali. Per esempio adesso gli hanno messo l'egg, cioè il beef. Sì, ma ci sono solo eggs. Eggs and beef. Quindi hanno messo carne di mucca, di vacca e uova. E quindi sono squisite queste ricette, perché sono tutti ingredienti freschi e naturali che vengono dalla... Perché qua comunque le Filippine hanno un sacco di galline e galli, perché prima facevano... Sì, ma prima facevano il combattimento di galli qua, capito? Che lo vediamo nel videogioco. C'è un videogioco dove si può vedere questo, il combattimento di galli. Cioè, the video game is called Sleeping Dog, that you can see things similar. Cioè, Sleeping Dog, in Sleeping Dog potete vedere i combattimenti che qua erano legali prima, adesso sono illegali. Praticamente il nonno qua ogni tot andava e scommetteva sul gallo vincente, ed era normale qua. Perché per noi magari può sembrare una cosa strana, qua era normale. Perché comunque se fate il giro in Filippine vedete un sacco di galli e di galline. Quindi c'hanno le uova fresche e addirittura qua mangiano una specialità di uovo. Quindi mangiano questo uovo che c'ha dentro ancora il pulcino, però preparato in una certa maniera. Lo chiamano balot, praticamente un uovo col pulcino dentro. Quindi non è per tutti i palati, ma solo per i palati. Starebbe bene in orrori da gustare. Quindi adesso provo il riso. Sì, è ottimo, perché poi la particolarità è che non, come cucina mia moglie, non è troppo pesante, anzi è leggero. Perché se tu pensi che devi friggere, che devi mettere le uova dentro, ma poi ti diventa troppo pesante. Invece grazie a questi ingredienti
molto naturali, molto freschi, il cibo ti rimane leggero. E non è neanche troppo speziato, perché sappiamo che in Oriente usano molte spezie. Invece mia moglie è proprio brava, perché comunque ha lavorato con europei comunque, e gli hanno insegnato le varie ricette. Quindi questo qui lo possiamo chiamare un mukbang, vero? Che vuol dire il video di reazione quando stai mangiando. Quindi per voi, anche per Ausilia, magari sei curiosa a assaggiare questi piatti, devi essere fortunata di trovare il cuoco, comunque la, come io sono stato fortunato di trovare Debbie, praticamente la persona che sa anche i gusti degli europei, perché qua fanno anche delle ricette magari che sono più esotiche per noi. Invece questa famiglia, meno male, gli piace anche la pizza, gli piace la pasta, quindi posso anche cucinare anch'io e ci incontriamo anche nei gusti, diciamo. Quindi grazie e thank you for all the continue subscribing and watching our videos. Grazie per le condivisioni e ciao a tutti. Ciao ciao.